Seconda giornata di corsa al Giro della Lunigiana dopo le due semitappe di ieri che hanno visto il doppio successo del campione nazionale belga Jarno Vidar. Quest'oggi si riparte con quella che è la seconda tappa, 98 km da Portofino a Chiavari, per questa che è la prima lunga tappa di questo Giro della Lunigiana edizione 2023. Una fuga di 9 atleti ha animato la corsa sin dalle fasi centrali. Il gruppo che ha perso subito terreno nei confronti di questi 9 atleti, con un vantaggio che è arrivato a toccare i 2 minuti e 50. Scuote la testa la maglia verde, che al termine di questa tappa dovrà lasciare il simbolo del primato, perché i 9 alla comando hanno un vantaggio importante. Una tappa che quindi sulla carta poteva essere semplice, invece si sta rappresentando molto interessante. Vedete vari tentativi di fuga, con la Francia ovviamente in netta superiorità numerica, che prova a giocarsi le varie carte in questo finale di corsa, un finale velocissimo. Siamo ormai nelle ultime centinaia di metri per quanto riguarda questa prova, questa seconda giornata, terza tappa del Giro della Lunigiana. Stiamo per entrare nel rettilineo conclusivo, 200 metri alla termine. Lanciato lo sprint in questo frangente con i portacolori della Francia, che vanno a pilotare il gruppo, ed è proprio il francese Maxime Decombles che conquista il successo. Ieri doppietta belga con Vidar, quest'oggi la Francia sale in cattedra con Decombles, mentre la maglia di leader, la maglia verde, è sulle spalle del norvegese Jørgen Nordhagen, che dopo i piazzamenti di ieri finalmente va a mettere le mani sul simbolo del primato, sulla maglia verde che spetta al primo atleta in classifica generale.